Per chi ama il calcio, viverlo e raccontarlo, ci sono poche cose più grandi di una partita decisiva di Champions tra Real Madrid e Juventus per giunta a Santiago Bernabéu. Più grande della partita in sé può esserci solo il fatto che si decide al 98esimo e che incredibilmente tutto quello che è successo in campo, che già è stato tantissimo, finisce oscurato dall'episodio finale e dalle parole che lo seguono. Io c'ero veramente quella sera dell'11 aprile 2018 al Bernabéu per commentare su Mediaset Premium una partita che alla vigilia sembrava tanto prestigiosa quanto inutile, perché Real Madrid 8 giorni prima aveva vinto 3-0 a Torino e lo stadium si era alzato in piedi e si era inchinato alla rovesciata incredibile di Cristiano Ronaldo, e in più nessuna squadra nella storia della Champions aveva mai rimontato uno 0-3 subito in casa all'andata. Per una telecronaca così, in ogni caso, nulla si può sottovalutare o lasciare al caso, quindi decido di partire il giorno prima con uno schema classico per le trasferte a Madrid, quindi hotel vicino allo stadio, in modo da potersi muovere a piedi senza ansia da traffico, e grande cena della vigilia da Cistu, che è il famosissimo ristorante dove tutti i più grandi della storia del Real Madrid e dello sport spagnolo sono andati almeno una volta nella vita. Un vero lusso. A maggior ragione perché con me c'è Sandro Piccinini, che avrebbe poi commentato la partita su Canale 5 la sera dopo. Al mio fianco in telecronaca invece ci sarà Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ex allenatore di Serie A, vice di Roberto Mancini all'Inter, ma da anni ormai compagno di telecronache in Italia e in Europa in Champions League. Quando commenti delle grandi squadre tutto può accadere. E quindi noi ci siamo avvicinati. Massimo, mi ricordo che stavamo in albergo che dicevamo: ma è una partita difficile, ma se la Juventus riesce a segnare nei primi minuti la cosa cambia, perché le grandi squadre poi dopo, nonostante abbiano tanta esperienza, cominciano ad avere paura, perché il Real Madrid giocava contro la Juventus. Arrivati allo stadio, quell'auspicio ci accompagna fino al calcio d'inizio, perché per un telecronista a maggior ragione con una squadra italiana coinvolta, la speranza più grande è sempre quella di raccontare una rimonta o comunque una partita che resta in bilico fino alla fine. Tanto più che Zidane rinuncia a Benzema nella partita in cui già doveva giocare senza il suo leader, anima e cuore, Sergio Ramos, che era squalificato. Al posto di Ramos, il 21enne Jesus Vallejo, che ha il debutto assoluto in Champions League. Già di per sé un peso enorme per chiunque, ancor più per un ragazzo che sembrava impacciato di suo, con una camminata di quelle a piedi aperti, antiestetica, diciamoci la verità, che aveva colpito negativamente Fabio Capello quando un giorno lo aveva visto a bordo campo e con il consueto cinismo, con la mascella volitiva, l'aveva battezzato senza pietà. Uno che cammina così non può giocare a calcio, tantomeno nel Real Madrid. E quindi eccoci, arriva il momento, l'ingresso delle squadre, l'inno della Champions, lo stadio stracolmo, il peso di una tifoseria realmente Real, che a volte è un po' snob ma è regale, che si accende nelle grandi partite e nelle grandi notti europee. Da lì in poi succede l'imprevedibile, anche se l'inizio all'assalto della Juve è quello che sempre ci si aspetta quando serve una rimonta così. Cioè tutti avanti, pressing furioso, per segnare subito e togliere all'avversario la serenità che gli deriva dal vantaggio dell'andata. E va proprio così. 1 minuto 16 secondi bastano a Mandžukić per sovrastare Carvajal sul cross di Khedira e segnare l'1-0. La signora in giallo, per l'occasione, aveva pianificato e stava eseguendo il delitto perfetto. Tra gli inviati italiani in tribuna stampa al Bernabéu, per Repubblica, c'è anche Maurizio Crosetti, che è un fuoriclasse del nostro giornalismo e che in carriera ne ha viste tante. E proprio per questo si rende subito conto che la serata può diventare epica. La Juventus prese possesso della partita sin da subito e poi segnando anche nei tempi di una scansione che noi che eravamo lì sentivamo come possibile, no? Perché erano i momenti giusti. Non solo i tempi, ma anche i modi sono quelli giusti. Il secondo gol arriva con un assist man diverso, Lichtsteiner, ma con la stessa identica giocata cross da destra per Mandžukić, che umilia di nuovo Carvajal sullo stacco per il 2-0 a 8 minuti dalla fine del primo tempo. Ricordo ancora l'immagine dei tifosi della Juventus nel monitor, erano talmente felici, si muovevano così velocemente tutti insieme da far sembrare che quella parte di stadio
stesse tremando veramente. E sembrava l'impossibile che prendeva forma quasi con una regia occulta. E se all'inizio nessuno avrebbe scommesso mezzo centesimo sull'impresa, dopo pochi minuti, ecco, ricordo nitidamente la percezione che ebbi, ma che fu condivisa da molti attorno a me, e cioè che stavamo per assistere a una cosa possibile. Nell'intervallo l'effetto sorpresa era già stato assorbito da tutta la tribuna. Il grande Real, campione in carica che aveva disintegrato la Juventus nella finale dell'anno prima a Cardiff, era tramortito in confusione totale, tanto che Zidane è indotto a due mosse senza precedenti per riassestare la sua squadra. Fuori Casemiro, Bale 4-4-2 al servizio di sua maestà Cristiano Ronaldo, che fin lì è quasi inconsistente. E quella partita la Juventus entrò nel secondo tempo nonostante i cambi di Zidane. Allo stesso modo, cioè cercando poi di, perché 2-0 era praticamente, stavano alla pari. Real Madrid, nonostante tutto, paura un po' ce l'aveva. E come se ce l'aveva? Infatti, dopo un quarto d'ora del secondo tempo, su un cross dalla tre quarti, innocuo, di Douglas Costa, Keylor Navas esce maldestramente e sul rimpallo Matuidi segna la rete del 3-0. In appena un'ora di partita, la Juventus ha pareggiato il risultato dell'andata. Ma il 3-0 era meritato per quello che la Juventus aveva fatto, anche se poi Real ci aveva provato, perché un paio di circostanze Buffon fece un paio di parate, qualche tiro fuori di pochissimo, quindi la partita era abbastanza aperta. Devo dire che tra le tante cose che il finale di quella sera, e tra un attimo ci arriviamo, ha oscurato completamente, ce ne sono alcune molto importanti: la capacità del Real di reagire e di creare comunque delle occasioni molto pericolose, e le esitazioni di Allegri, che in una serata da quasi capolavoro tattico punta tutto sui supplementari e ritarda fatalmente i cambi di giocatori che erano sfiniti. E come c'era stata per 70-80 minuti la percezione che la Juventus potesse compiere l'impresa, in quei minuti finali è altrettanto chiaro che il Real si sta avvicinando molto pericolosamente a Buffon. Certo, Sturaro non è Scholes, ma almeno un po' di freschezza potrebbe portarla. Invece continua a scaldarsi a bordo campo, non c'è nessun cambio e si arriva così al momento che tutto travolge e tutto cancella. 92 minuti e 22 secondi da Toni Kroos sulla tre quarti, da sinistra, l'ennesima palla col radar sulla fronte di Ronaldo, che va in cielo su Alessandro e la comoda lì sul dischetto per Lucas Vázquez, travolto proprio dall'esausto Benatia. La Juventus ha fatto una partita meravigliosa in fase difensiva, dove ha sempre riempito l'area di rigore sugli attacchi del Real. Quello che invece sono rimasto perplesso è che al 92esimo, sull'ultima azione del Real, l'area della Juventus fosse vuota, e dove Lucas Vázquez ha stoppato questa palla da sola a 3 metri da Buffone, dove Benatia poi dopo è intervenuto. Quindi secondo me il grande errore non è stato tanto il rigore, quanto il fatto di aver lasciato l'area di rigore scoperta. A velocità normale, bisogna dirlo subito, era praticamente impossibile non assegnare il rigore. E dobbiamo ricordarci che era la prima stagione in corso del VAR in Serie A e mancavano pochi mesi al primo mondiale della storia col VAR, ma ancora la tecnologia non era stata introdotta in Champions League. Mi impressiona il fatto che stiamo parlando di quell'epoca ancora senza VAR, come se parlassimo di una specie di preistoria del calcio e forse anche del nostro mestiere. In fondo non è mica molto da quando c'è il VAR e meno ancora da quando c'è il VAR in Champions League. Mancavano 38 secondi alla fine del terzo e ultimo minuto di recupero e il giovane arbitro inglese Oliver aveva appena preso una decisione destinata a scatenare polemiche infinite. Lo si capisce immediatamente perché succede il finimondo: Buffon in campo è senza freni, fuori controllo, espulso per proteste, ma lui continua a restare lì con lo sguardo allucinato sull'arbitro, mai visto così. Io un po', Gigi, lo assolvo, perché posso capire il momento di rabbia, perché soltanto chi è all'interno del campo, soltanto chi ha giocato, soltanto chi ha vissuto quelle situazioni può capire l'adrenalina che c'è, e tutti quelli che stanno dietro a vedere in televisione tranquilli sulla poltrona, che sono emozionati ugualmente, però non possono capire che al 90esimo tu fai un'impresa così, al 93esimo ti danno un rigore che secondo me c'era, che però ti sembra un'ingiustizia per come tu hai svolto la partita, ma a mente fredda capisci, e se lo rivedi capisci che quello è un calcio di rigore. Quindi io la capisco la reazione di Buffon e tutto quello che può essere successo. È chiaro che è stata molto pesante e certamente negativa, come sempre quando si perde il controllo,
però le attenuanti emotive in quel caso, che non sono attenuanti generiche, beh, c'erano, come, e Buffon vedeva svanire quella che in quel momento riteneva essere l'ultima occasione della sua vita, probabilmente, di mettere le mani su questo trofeo, di prepararsi a metterle. Non era la finale, ma insomma era una tappa importante di quel potenziale cammino, e lui sapeva che forse non ci sarebbe stata un'altra occasione. Io ho sentito tante cose, un professionista non può fare una cosa del genere. No, invece lo può fare, perché ti stai giocando una partita e l'adrenalina non è a 1000, è a 1.000.000. Attorno a Buffon il putiferio, Chiellini che fa il gesto dei soldi a Oliver, tutta la tribuna inferocita che guarda verso le nostre postazioni dei telecronisti italiani, un collega portato fuori dagli steward dopo un alterco con i tifosi del Real, Fabio Paratic, direttore sportivo della Juve, lì vicino, coinvolto anche lui nella baraonda. Tutto questo viene però spazzato via completamente dalle parole di Gigi Buffon dopo la partita. Un arbitro così, al posto del cuore, ha un bidone dell'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con tua moglie e i tuoi figli. Le parole si sovrappongono e spesso diventano il cuore delle cose, anche se lo sport viene ben prima delle parole. Il ricordo più nitido di quella serata è quello di tutti noi giornalisti italiani felicemente assembrati in zona mista, quando ancora era possibile e piacevole farlo e stare vicini tutti insieme, con le parole di Buffon in diretta su Canale 5, che rimbombavano nel mio auricolare e facevano esplodere i telefoni dei miei colleghi della carta stampata, che venivano avvisati di quelle dichiarazioni in tempo reale. Quella sera lui evidentemente ha visto che quel famoso bidone dell'immondizia al posto del cuore era una crudeltà soprattutto nei suoi confronti, no? Perché gli negava il sogno, ed è crudele quando ti viene negato un sogno. Dopo la partita, che i bollori sono un po' placati, le capisco meno. Un cortocircuito che si manifesta anche nei giudizi del giorno dopo. Fino a quel momento i colleghi erano concordi quasi all'unanimità nel definire giusta la decisione di Oliver. Poi i fermi immagine che non esaurivano i dubbi sul contatto, direttori, capi redattori che nel dubbio preferiscono cavalcare l'onda emotiva dello scandalo al Bernabeu, altri che invocano il VAR su un episodio comunque soggettivo e non così chiaro ed evidente da indurre il VAR, se ci fosse stato, a intervenire, e naturalmente anche il mondo dei social in ebollizione. Tutto questo porta a giudizi della stampa italiana nei confronti dell'arbitro molto più severi di quanto mi sarei aspettato vedendo e sentendo le valutazioni a caldo. A caldo, a caldissimo, queste valutazioni e questi giudizi fummo costretti a esprimerli senza aver visto con nitidezza quello che era accaduto, quindi senza una specie di certezza del diritto, potremmo chiamarla, se ci occupassimo di cose più serie e più alte rispetto al calcio, che pure è serissimo ed è altissimo, sia chiaro. E certo, questo ci condizionò. Quelle parole di Buffon, così pesanti, ancor più perché espresse da un personaggio come lui, quelle parole mai sentite prima, inimmaginabili, l'arbitro che doveva starsene coi fruttini e le patatine in tribuna e col bidone dell'immondizia al posto del cuore, fagocitarono tutto il resto e si portarono via non solo la grande prestazione della Juventus, ma anche i minuti interminabili in attesa del rigore, in cui Cristiano Ronaldo manifestò tutta la sua enorme grandezza. Ricordo benissimo che mentre attorno a lui succedeva il finimondo, lui rimase almeno 3 minuti con il pallone in mano, appoggiato un fianco in attesa del cambio e dell'ingresso di Szczęsny dopo l'espulsione di Buffon, con lo stadio che prima ribolliva e poi si era improvvisamente gelato in un silenzio di paura irreale. E nonostante Szczęsny intuì sia l'angolo del tiro alla sua sinistra sia la traiettoria alta e non raso terra, Ronaldo calciò un rigore perfetto, assolutamente imparabile. Sì, lui davvero ha avuto, anche lui, altro che un bisogno dell'immondizia, tutta la centrale, tutta la discarica al posto del cuore, come deve avere un grande campione, un grandissimo campione. Ci deve essere anche quella capacità di astrarsi, di isolarsi dal resto dell'universo, ma l'universo è un vulcano che ti ha catturato, come fai ad astrarti? E invece lui riuscì a farlo. Vale, secondo me, quell'esecuzione e quel controllo di sé che precedette quell'esecuzione, vale quanto uno dei suoi proverbiali gol fenomenali, lo stacco di testa contro la Sampdoria, mille altri gesti
di Ronaldo che tutti abbiamo in mente, galoppate, punizioni incredibili. Ecco, essere riuscito a mettere dentro quel pallone in quelle condizioni e in quelle circostanze, per me vale una prodezza tecnica in tutto e per tutto, al di là che poi ci fu anche il gesto tecnico, perché tirare un rigore è una cosa di una facilità banale solo per chi non ci abbia mai provato. Dopo la partita e prima delle interviste, io e Ferrando Orsi eravamo tornati in campo per i collegamenti con lo studio post partita, in un Bernabeu che nel giro di pochi minuti, come sempre, si era svuotato ed erano rimasti solo i tifosi della Juventus ancora increduli. A pochi metri da noi, con un'arroganza irrispettosa verso noi italiani che eravamo lì per lavorare, un addetto al terreno di gioco girava con il motore acceso a tutto volume per riordinare il prato dopo la battaglia, ok, era il suo lavoro, ma anche per disturbare il nostro collegamento. Poco più in là, con la testa e il cuore che fumavano, usciva dal tunnel sul campo deserto Pavel Nedved, subito accolto dal coro per lui dei tifosi, ma lui non riusciva a darsi pace, camminava a vuoto, ci guardava per un attimo, poi tornò indietro rapidamente, senza salutare nessuno, e quella è l'immagine della resa e di una sconfitta che anche a distanza di anni resta impossibile da accettare. Io c'ero è una produzione Dopcast.